Allora, diamo inizio a questo terzo ed ultimo incontro della prima edizione della Rassegna Classicamente. Abbiamo il grande piacere di avere come ospite stasera qui con noi il professor Mauro Bonazzi, che è autore del testo Con gli occhi dei greci, edito da Carocci nel settembre del 2016. Un testo che tra breve presenterò. Naturalmente è d'obbligo innanzitutto presentare il professor Mauro Bonazzi, insegna storia della filosofia antica presso l'Università degli Studi di Milano, ma ha insegnato presso diversi atenei stranieri, l'ateneo belga di Lovagno, quelli francesi di Bordeaux, Lille, Clermont-Ferrand e l'École pratique des hautes études di Parigi. Si è occupato di diversi ambiti di ricerca, ma in particolar modo si è concentrato, direi, su alcuni aspetti, su alcuni autori, in particolare Platone, il platonismo, il pensiero politico antico e i sofisti, e ricorderò ora brevemente soltanto alcune delle sue pubblicazioni, magari le più recenti. Un testo edito da Einaudi sul platonismo, la cura di due dialoghi platonici, sempre per Einaudi, il Menone e il Fedro. Poi ha curato sempre nel 2016 il primo volume della storia della filosofia antica edito da Carocci e di freschissima pubblicazione, oltre naturalmente con gli occhi dei greci di cui parliamo tra poco, Atene, la città inquieta, proprio pubblicato nel 2017. È un saggio di grande interesse in cui il professore analizza le diverse visioni della giustizia che si sono sviluppate nel mondo antico. Infine, direi che è giusto ricordare che il professore collabora anche per il Corriere della Sera, con il Corriere della Sera, con l'inserto domenicale del Corriere della Sera, la lettura e per la rivista Il Mulino. Allora, con gli occhi dei greci. Questo breve saggio, che porta un titolo e un sottotitolo anche, perché con gli occhi dei greci, saggezza antica per tempi moderni. Già il titolo sinceramente mi ha incuriosito, adesso vorrei tentare naturalmente anche di dare una mia interpretazione di questo titolo, una duplice interpretazione. Intanto, va bene, è un saggio suddiviso in 16 capitoli, che raccoglie saggi, articoli pubblicati per il Corriere della Sera, la lettura e il Mulino. In questo saggio si affrontano grandi temi che da sempre, insomma, alimentano il dibattito delle idee, perlomeno dai greci fino a noi. E cioè i grandi temi, quelli della forza, la forza che genera il conflitto, la guerra, la felicità, la giustizia, che è un tema molto caro al professor Bonazzi, la felicità, l'amicizia, l'amore, anche il sentimento della nostalgia, un bellissimo capitolo dedicato al sentimento della nostalgia. Però ecco, leggendo questo testo, che è veramente molto ricco di spunti, di stimoli, di richiami anche alla contemporaneità, mi sono fatta un po' questa idea, con gli occhi dei greci. Con gli occhi dei greci, certo, la spiegazione viene data nella premessa, provare ad osservare la realtà con gli occhi dei greci, o forse è meglio provare ad affrontare la complessità, questa è una parola importante, la complessità in cui siamo immersi, o meglio da cui siamo abbracciati, perché il significato etimologico della parola è esattamente questo. Forse ancora prima di affrontarla bisognerebbe saperla riconoscere, mi verrebbe da dire, con occhi però diversi dai nostri, diversi da quelli contemporanei, con gli occhi dei greci. Ma tenendo presente che la visione che i greci hanno maturato dei grandi temi dell'esistenza non è mai stata univoca, ecco, forse il grande difetto in cui incorriamo spesso quando parliamo dei greci è quello di considerare la Grecia come un tutto unico e un'unica visione dominante. In realtà la Grecia ci ha insegnato a fare i conti con una pluralità di interpretazioni. Senz'altro esiste una Grecia dei filosofi, che è quella di Platone, quella di Aristotele in primis, però esiste anche la Grecia dei poeti, la Grecia di Omero, la Grecia dei tragici, che
non danno risposte, perché la poesia del resto non ha questo compito, questa funzione, piuttosto sollevano interrogativi che restano aperti. Ecco, però al di là di questa interpretazione del titolo, che secondo me sottintende comunque un impegno, io ho percepito molto nella lettura di questo libro il senso di un impegno, e anche la proposta di un impegno. Un impegno dunque ad osservare e affrontare la complessità con gli occhi di Greci, ma forse anche un impegno che ci dovremmo assumere a lasciarci scrutare dagli occhi dei Greci, mi verrebbe da dire, ossia accettare anche l'idea quasi di un esame, forse in senso socratico, mi verrebbe quasi da dire, cioè un esame di noi stessi, della nostra vita, e quindi rovesciare un po' anche la prospettiva. La domanda che ci facciamo sempre, cioè che ci facciamo sempre, che spesso si sente ripetere, sono ancora attuali i Greci e quello che hanno da dirci, e in che misura sono attuali? Però forse, soprattutto alla fine della lettura di questo libro, dovremmo chiederci, ma noi siamo invece ancora in grado di comprendere per intero la complessità delle interpretazioni che i Greci ci hanno lasciato? Ecco, questo, non so, mi sembra importante da tenere presente, mi sembra molto importante. Ecco, a questo punto lascerei la parola al professor Bonazzi. Grazie, anche io mi associo ai ringraziamenti, alla libreria Il Libro che mi hanno gentilmente invitato. Sono stato subito molto contento di accettare l'invito e di partecipare a questo incontro, perché come dire, una delle cose più belle che mi è capitato dopo la pubblicazione di questo libretto, di cui adesso vi parlerò velocemente, è proprio la possibilità di una serie di inviti che ho ricevuto a presentarmi in posti apparentemente minori, per scoprire quello che probabilmente è una banalità, ma quando uno lo scopre di persona è sempre piacevole, cioè il fatto come in Italia la cultura poi sia disseminata nei posti più inaspettati, mentre tutto converge sulle grandi città, su Milano, su Roma, sui grandi eventi. Poi ci si rende conto, appunto, mi sono reso conto personalmente, concretamente, andando in giro a presentare il libro, come molto spesso poi le situazioni più vivaci culturalmente si trovano dove uno meno se l'aspetta, e questo è un altro caso, perché, come dire, cioè fa caldo, fuori c'è il sole, eppure siamo qua a parlare di un argomento apparentemente astruso e inutile, come sono ad esempio gli antichi greci. Cercheremo di spiegare, come dire, l'obiettivo è quello di mostrare che forse non sono così astrusi e lontani da noi come normalmente si pensa, però si deve capire qual è il senso, qual è, diciamo, il rapporto che uno può cercare di costruire con una popolazione, con un mondo che ormai è distante da secoli, apparentemente morto. E quello che vorrei fare è spiegare semplicemente, diciamo, perché ho scritto questo libro. Il libro nasce da una serie di articoli che sono venuto scrivendo sul Corriere, sul inserto culturale del Corriere. Il tema di fondo, la professoressa è stata molto gentile, se ne è resa conto, c'è un certo impegno di fondo, anche se mi sforzavo di essere quanto mai leggero, proprio per non essere noioso, pesante, che è il rischio tipico in cui incorrono i professori. Il tema di fondo era un problema che secondo me è molto importante, cioè appunto il senso perché dobbiamo ancora interessarci, occuparci dei Greci al giorno d'oggi. Perché questo è un punto, secondo me, andrebbe chiarito, come anche la professoressa adesso anticipava. Mi spiego in che senso. Allora, dei Greci si parla sempre. E prima c'era la crisi in Grecia, poi ogni volta che si parla di qualche argomento che abbia a che fare con la politica, con la cultura, della nostra tradizione, inevitabilmente ci si riferisce al mondo antico. Ad esempio, in questi ultimi tempi in cui il problema dell'identità, l'identità europea, l'identità occidentale diventa un tema così pressante nel momento in cui appunto ci incontriamo con altre civiltà, con altri mondi, inevitabilmente quando si parla di queste cose, inevitabilmente ci si rifà, si rinvia, si esalta il nostro legame col mondo greco, che è un tema su cui dopo potremo anche tornare se siete interessati. Allora, quello che a me, come dire, irritava in questo rinvio era proprio il modo in cui veniva fatto, cioè ogni volta c'è questa necessità che abbiamo noi, diciamo mondo europeo, mondo occidentale, questa necessità di esaltare i Greci, quanto sono bravi, quanto sono belli, quanto sono intelligenti i Greci. Ma molto spesso questa esaltazione, questo elogio, questa celebrazione della grandezza del mondo antico si rivela poi essere una celebrazione superficiale, cioè un elogio di circostanza, come uno dice sì, bravissimi, bellissimi, poi però vabbè, adesso occupiamoci delle cose importanti. È un po' quello che succede, se volete, un problema su cui noi italiani diciamo siamo abbastanza esperti, perché
L'Italia è un bellissimo posto e puntualmente non c'è un italiano che non dica che un posto bello come l'Italia, con le bellezze artistiche e culturali che abbiamo noi, non ce l'ha nessuno. Questa è una frase che si sente ossessivamente in questo paese. Ma qualcuno che entrasse in una chiesa, andasse a visitare un museo, poi sono sempre vuoti. Quindi è esattamente la stessa cosa, cioè l'elogio di circostanza, poi però nessuno se ne occupa, come, poi però nessuno se ne occupa come a tradire il fatto che forse non sono così importanti. Allora, quello che volevo fare io era dire, vediamo se invece i greci antichi, questi testi antichi che sono sopravvissuti, invece non abbiano ancora qualcosa da dirci. Se no, non c'è problema, piace per lei ancora di più per me. Come dire, non è che ci ha detto il dottore di studiare i greci, no? Se scopriamo che i greci non hanno più nulla da dirci, basta, passeranno al dimenticatoio come tante altre cose della storia dell'umanità. Cioè, per resistere a questa tendenza che noi deprechiamo, mi sono proposto di dire, vabbè, vediamo, affrontiamo i problemi, i grandi problemi che ritroviamo nei testi della Grecia antica, la letteratura, la poesia, la filosofia, non c'è distinzione, dopo la si fa, ma inizialmente sono solo dei testi che vanno letti, se sono interessanti bene, se no no. E quello che ho notato appunto è che se i greci hanno ancora qualcosa da dirci, sono interessanti, è esattamente per le ragioni opposte di quelle che dicevo prima, di cui parlavo prima. Cioè i greci sono interessanti, potremmo dire sono attuali, se mi permettete il gioco di parole, per la loro inattualità. Cioè non perché in qualche modo ci dicano cosa dobbiamo fare o ci mostrino il cammino lineare che scandisce la nostra storia, ma esattamente per l'altro motivo, perché i greci in qualche modo sono lontani da noi, sono diversi da noi, presentano prospettive e punti di vista sui problemi diversi dai nostri e in questo senso ci permettono di comprendere che le cose non necessariamente stanno come noi siamo abituati a pensarle e quindi in qualche modo ci aprono alla complessità, come diceva giustamente prima la professoressa, una delle parole che più mi stanno a cuore, alla complessità, alla ricchezza della realtà che abbiamo intorno a noi, ci aiutano a vedere meglio la nostra realtà. Non ci danno risposte, ma ci aiutano a capire meglio i problemi, che può sembrare poco, in realtà secondo me è tantissimo. Platone, in un testo, Platone, voi sapete che di fatto noi non sappiamo cosa dica Platone per il semplice fatto che non parla lui, parlano dei personaggi in dialoghi, però c'è un testo, probabilmente l'unico testo autentico, in cui Platone parla in prima persona, una lettera che lui scrisse agli amici di Siracusa per spiegare, insomma, per giustificare diciamo alcune scelte di vita, i suoi viaggi a Siracusa, il tentativo di costruire una città filosofica, eccetera, eccetera. Insomma, un testo molto bello, molto interessante, che immagino tutti conoscano. Allora, in quella lettera Platone dice in un modo molto semplice una cosa interessantissima, che è un po' quello a cui pensavo sempre io quando lavoravo a questi testi, anche quando in generale il lavoro appunto mi occupo del mondo antico. Platone dice i problemi dell'esistenza di una persona sono pochi e sono sempre gli stessi. La felicità, la giustizia, l'amore, come costruire una vita soddisfacente, questi sono sempre gli stessi problemi, si contano sulle dita di una mano. Non è che, come dire, i greci avessero problemi diversi dai nostri, i problemi sono sempre gli stessi. Quelli che cambiano appunto sono i modi con cui noi li affrontiamo, con cui noi cerchiamo di risolvere, i contesti in cui i problemi si sviluppano, i linguaggi, le parole con cui cerchiamo di metterli a fuoco. Allora, in questo senso, appunto, secondo me, i greci potrebbero dirci, ancora potrebbero risultare molto utili, ed effettivamente l'esercizio che ho fatto era sempre quello di, come dire, non cercare lo spunto, ma, come dire, guardando i giornali, leggendo, guardando cosa succede intorno, vedere delle situazioni che in qualche modo mi facciano ricordare qualche cosa dell'antichità e vedere come un greco come avrebbe potuto affrontare quel problema. Molto spesso la cosa si è rivelata abbastanza interessante. Adesso io non vorrei parlare troppo, mi limito solo a un esempio, tanto per dare un'idea, quello che secondo me rende meglio la distanza in attualità e quindi l'importanza dei greci, però poi secondo me è più divertente, più interessante, vi posso parlare anche 4 ore, sono abituato, sono rotto a qualunque cosa, però secondo me è più interessante per voi forse se facciamo un confronto, un dialogo a partire dai problemi che uno ritiene interessanti o quelli che emergevano nei saggi. Ad esempio, uno dei temi più importanti del mondo antico che più ci permette di calibrare questa distanza e questa utilità è il tema della felicità, che è uno dei temi, introduco questo tema che può essere affrontato in tanti modi, che è uno dei temi importanti, cioè per i greci in particolare, questo vale per i filosofi, non ci sono dubbi,
Cioè, questo è il problema più importante, no? Questo, se voi leggete i dialoghi di Platone, ad esempio, Platone, i personaggi continuano a dirlo, cioè qui il problema è la felicità, come fare una vita felice, cioè tutto, la filosofia, i ragionamenti, tutto deve servire a chiarire questo problema. Se non hanno niente da dire su questo problema, quello che l'assunto è, allora sono dei saperi inutili. Quindi, che cos'è la felicità? Ora, ed è uno, infatti il problema della felicità è uno dei problemi più animatamente discussi nel mondo antico tra i filosofi, i poeti, la felicità è possibile, la felicità non è possibile, eccetera, eccetera. Un tema fondamentale anche per noi. Ora, se io, mi capita sempre di pensare, se un greco antico avesse avuto, come dire, la fortuna, fosse finito qua con noi, avesse partecipato alle nostre giornate per un periodo di tempo, secondo me sarebbe rimasto inorridito dalla nostra stupidità sul tema della felicità. Sarebbe rimasto veramente stupefatto di come uno possa ragionare così stupidamente come ragioniamo noi. In particolare mi immagino perché noi abbiamo una concezione della felicità assolutamente demenziale agli occhi di un greco. E quindi ecco che si misura la distanza. Cosa vuol dire questa frase così apparentemente provocatoria? Io mi immagino, come dire, che cos'è la felicità al giorno d'oggi? Quando uno pensa alla felicità, parla di felicità, cosa sta intendendo? Di solito per felicità si intende un momento di intensa emozione, una gioia, qualcosa di travolgente, che in qualche modo dà un senso all'esistenza di una persona, che dà un significato, valore all'esistenza di una persona. Questo si vede molto bene, ad esempio, nelle pubblicità che veicolano, senza dirlo, molto spesso il sistema di valori della società. Cioè le pubblicità sono tutte costruite allo stesso modo. C'è un messaggio implicito iniziale in cui si dice: la tua vita, caro spettatore, è mediocre, triste e deprimente, ma se comprerai queste scarpe, questa macchina, queste vacanze, allora ecco che la tua vita, grazie al godimento che tu provi guidando la macchina, indossando le scarpe, ecco che avrà senso. Infatti avete puntualmente quello che qui viene bettito, quello che corre tutto contento. Quindi il messaggio è: la felicità è quella. E questo fa inorridire il greco, perché il greco dice: non si può essere così stupidi da pensare che la felicità possa risolversi in una questione di un istante. Il problema della felicità è un altro problema. Il problema della felicità è se è possibile costruire una vita felice. Non ha senso preoccuparsi di un attimo di felicità, perché l'attimo di felicità non ci vuole niente a provarmi. L'attimo di più che dire, posso dare fondo a tutti i miei risparmi, indebitarmi per tutta la vita e comprarmela quella macchina. Se fosse questa la felicità, tutti potrebbero godermi. Ma il problema è che non è questo il punto per un greco. Il punto è come si fa a costruire una vita felice e che cos'è una vita felice. Questo è il problema. Vi rendete conto che, appunto, come è una prospettiva completamente differente da quella a cui noi siamo abituati a pensare. E come dire, aiuta a capire bene, non è che dice cosa devi fare per essere felice, però inizia a capire questo è il problema di cui ti dovresti occupare, che non è quello di avere la macchina, le scarpe, di provare l'intensa emozione, perché quella dura un minuto e dopo cosa succede? Questo è il problema del filosofo greco. Questo è il problema di tutti i greci. Ah, di tutti i greci. I filosofi in particolare. Ma anche un greco... Diciamo che, questa c'è una frase molto bella nel simposio di Platone, in cui parlano. Socrate non capisce mai. A un certo punto Diotima, la sacerdotessa, gli dice: siamo d'accordo che tutto quello che gli uomini fanno è finalizzato al raggiungimento della felicità? E Socrate dice: sì, questo l'ho capito. Cioè, come dire, questa è l'unica certezza, che i greci sono una specie di pollaio, litigavano sempre tutti con tutti, filosofi con i poeti tra di loro, se non facevano le guerre litigavano i greci, no? Erano piccoli, erano imposti piccoli, quindi su questo è l'unico punto su cui erano d'accordo. Cioè il problema è tutto quello che noi, però bisogna capire cosa vuol dire la felicità. Appunto, la felicità è la costruzione di una vita felice, di una vita realizzata in cui io posso dire alla fine dei miei giorni: beh, ecco, ho vissuto bene, non ho sprecato questo dono meraviglioso che è stata la mia vita. Allora il problema è come fare, se sia possibile, come fare a costruire questa vita. Da qui iniziano tutti a discutere di nuovo, a litigare, a dire che uno non ha capito niente, che l'altro è un ciarlatano. Però il punto è importante, vi fa vedere appunto la differenza, la distanza rispetto a noi. Perché è evidente che, come dire, quello che mi ricollega a quello che stavo dicendo prima, non è che loro abbiano delle risposte, cioè, come dire, ognuno di loro poi avrà una risposta da darci, dire: questa è la vita ideale, questa è la vita che... Però non è questo che interessa, almeno in prima battuta. Quello che interessa è appunto che loro hanno un modo diverso di vedere il problema,
che ci aiuta a comprendere, come dire, che la nostra posizione, che ci sembrava scontata, forse scontata non è, forse è giusto, forse no, comunque siamo costretti a riflettere su quello che facciamo, e quindi la distanza da cui i greci ci guardano ci costringe in qualche modo ad aprire meglio gli occhi, a guardare meglio la realtà e renderci conto. Io su questo punto, francamente, poi ritengo che i greci, come dire, che il problema della felicità, così come viene affrontato nel mondo antico, sia più ragionevole di come lo affrontiamo noi, cioè che il problema non sia quello dell'appagamento momentaneo, ma il problema sia quello di costruire una vita felice. Cosa vuol dire costruire? Perché non è così semplice, vuol dire costruire una vita felice. Cosa vuol dire questo? Uno potrebbe immaginarsi una vita fatta di attimi di godimento. È quello che in qualche modo, qui appunto il dibattito inizia, cioè qui la gente inizia a discutere, perché uno potrebbe dire, cioè ci sono a questo punto, cosa vuol dire costruire una vita felice? Una vita in cui uno appunto arriva alla fine dei giorni e dice: bene, sono contento di come ho vissuto, posso dire di non aver sprecato questo dono che è stata la vita? A questo punto si inizia a discutere. E la discussione poi appunto ancora una volta tocca, incrocia le nostre posizioni, a volte se ne distanzia, a volte si sovrappone, perché se seguiamo ad esempio l'altro grande filosofo Aristotele fa una cosa molto interessante, dice: è inutile che io vi dico cosa penso, cerchiamo di capire quali sono le possibilità. Un vero filosofo non è uno che impone le proprie idee agli altri, un vero pensatore è uno che cerca di affrontare il problema e di fare chiarezza, no? Allora Aristotele fa una cosa molto interessante, dice: va bene, andiamo a vedere quali sono le possibilità, vediamo cosa dicono le persone, che cos'è una vita felice. La cosa divertente è che, e qui iniziano le divergenze e litigi, è che Aristotele dice sostanzialmente la maggioranza delle persone più o meno la pensa esattamente come noi oggi. Cioè, che cos'è la felicità? Aristotele dice: la tesi, l'idea più diffusa di una vita felice è quella che noi oggi potremmo definire la bella vita. Fa la bella vita, no? Un'espressione gergale che penso sia chiara a tutti. Cioè, Aristotele dice: se io vado fuori dalla mia stanza, dal mio studio, dalle mie classi, incontro qualcuno e gli dico: secondo te che cos'è la felicità? Come si fa a vivere bene? L'80% delle persone, dice Aristotele, ti dirà che la vita felice è la vita, è quella che noi chiamiamo oggi una bella vita, di uno che se la gode, di uno che ha i mezzi materiali per poter fare quello che vuole. Quello che vuole vuol dire appunto approfittare dei godimenti che la vita gli ha messo a disposizione. Sostanzialmente, diciamo, frequentare locali alla moda, viaggi in posti esclusivi, mangiare sempre bene, questa è la vita felice. E qui la nostra distanza con i greci si accorcia parecchio. Sì, esattamente. Diciamo che il Priatore poteva essere un personaggio dell'etica nicomachea. A questo punto però, vedete, come dire, è una possibilità. Aristotele è molto rispettoso, cioè dice: se tanta gente lo pensa, evidentemente ci saranno delle motivazioni. Non è detto che siano corrette, ma ci sono delle motivazioni. Bisogna capire se questo, come dire, il problema è una vita dedicata al piacere. Questo potrebbe essere un modello di felicità, di una vita felice. Potrebbe essere. Aristotele pone, come dire, Aristotele a questo punto fa una battuta, io parafraso, Aristotele non parla di Briatore, però diciamo ce l'ha molto vicino, perché lui dice, come dire, se fosse così, va bene, allora vi comunico una bella cosa. Sappiate, lui fa una specie di esperimento mentale, ma noi siamo oltre, noi non è più un esperimento mentale, è una possibilità pratica. Dice: se questa è la vita, come dire, immaginate di Aristotele sta parlando con questa persona che dice la vita felice, beati quelli che se la possono permettere, che possono andare a Bignoner, che possono andare in Sardegna, beati loro che possono essere felici, perché io non posso. Allora Aristotele gli dice, se potesse arrivare anche lui qua oggi, direbbe: guarda, stai tranquillo, ti comunico ufficialmente che anche tu puoi. Se quella è la vita felice, puoi essere felice anche tu, perché ci sono gli psicofarmaci che producono esattamente lo stesso effetto. Se il piacere, la felicità consiste nell'appagamento, nel benessere che tu provi, ti comunico ufficialmente che puoi essere felice. È una cosa appunto che ho scritto un saggio che non è comparso qua perché l'ho scritto dopo, ma mi aveva veramente divertito. Ho scoperto che negli Stati Uniti, tra gli psicologi, c'è una discussione in atto, anche abbastanza vivace, perché alcuni psicologi si sono posti questa domanda, che è una domanda inquietante. Hanno detto: va bene, perché sono stati inventati gli psicofarmaci? Sono stati inventati per aiutare delle persone che hanno delle malattie, ad esempio la depressione. Ma se noi dessimo gli psicofarmaci anche delle persone che stanno bene, che così stanno meglio, ma che male c'è? La chiamano cosmetica farmacologica.
è una cosa vera, eh? La domanda è abbastanza inquietante, perché uno dice: guarda, ti sto comunicando ufficialmente che se tu prendi questa pillola da oggi a quando muori, stai sempre felice, stai sempre sereno, stai sempre in una condizione di benessere. Se la felicità era quella, abbiamo risolto il tuo problema, non ti serve l'elicottero o l'ingresso nei VIP, nelle sale riservate delle discoteche. Aristotele a questo punto fa la domanda: va bene? La vuoi o non la vuoi? Come dire, sei tu che ognuno, un filosofo non ti dicono cosa devi fare, ti dicono: se vuoi vivere, se questa è la felicità, puoi essere, e tu vuoi essere felice, puoi farlo. Quindi vedete che la domanda non è, perché, come dire, tentazione di cadere in questa pratica, uno ci pensa su due volte prima di dire no, non la voglio. Però Aristotele dice: secondo me alla fine poi nessuno direbbe che la felicità è questa, nessuno vorrebbe quella pillola che oggi esiste. Perché appunto si rende conto che evidentemente quello che lui sta cercando è qualcos'altro, che una vita felice non è soltanto una vita dedicata appunto al godimento, al benessere, che è importante, Aristotele lo dice, per carità del cielo, mica dobbiamo scappare dal piacere, il piacere è importante, ma la nostra vita non può risolversi nel piacere, stiamo cercando qualcos'altro. Quindi una vita felice non può essere equiparata a una vita in cui si prova piacere. Una vita felice deve essere una vita in cui in qualche modo io faccio qualcos'altro, cerco di realizzare le mie potenzialità. Le mie potenzialità non sono soltanto appunto quelle di provare piacere. Questa è la posizione di Aristotele, noi non siamo tenuti a credergli o a seguirlo, però di nuovo vi rendete conto come ci sta aiutando a capire meglio quello che stiamo facendo noi. Non siamo tenuti a credergli oppure a seguirlo, oppure possiamo seguirlo. Se volete che concluda il ragionamento, poi mi interrompo. Cioè, qual è il punto di Aristotele? Aristotele dice: cos'è una vita felice? Una vita felice, l'ho detto tante volte prima senza dare importanza a questa forma, una vita felice è una vita in cui uno in qualche modo realizza le sue potenzialità, dà un senso alla sua esistenza, dimostra che se lui è stato su questa terra, c'è stato un valore, ha lasciato qualche cosa, ha lasciato un senso, una traccia di questa sua venuta, di questo suo essere vissuto. Provare solo piacere probabilmente non è quello che importa, non è quello che cerchiamo. E allora cos'è che stiamo cercando? Cos'è che cerchiamo in qualche modo di realizzare? L'idea di Aristotele è molto semplice: noi una vita felice è una vita in cui io appunto ho realizzato le mie potenzialità. Ma quali sono le mie potenzialità principali? Cos'è che mi distingue rispetto a tutto il resto del mondo che mi circonda? La mia intelligenza, la mia ragione. Una vita felice è una vita in cui in qualche modo io ho realizzato le mie capacità razionali, ho capito perché ero qua, ho dato un senso alla mia esistenza, ho dato un senso alla mia vita con gli altri, alla mia vita in questo mondo, ho cercato in qualche modo di capire perché ero qua. E questa è una vita veramente soddisfacente, dice Aristotele, una vita che dà, diciamo, valore alla mia esistenza. Questa cosa, non che il piacere faccia male, ma il piacere non può essere l'obiettivo della mia vita. L'obiettivo della mia vita in qualche modo è capire, dare un significato, un senso alla mia esistenza, capire cosa ci faccio qua, perché ci arrivo qua, come fare per stare con gli altri, come fare per stare con le cose che mi circondano. Questa cosa, voi, la dice Aristotele, ma voi la conosciamo tutti in Italia, perché questa è semplicemente la parafrasi che il nostro più grande poeta ha espresso nei due versi probabilmente più famosi della Divina Commedia, che sono una traduzione letterale della Divina Commedia. Quando Ulisse parte, sta traducendo letteralmente una frase dell'Etica Nicomachea: fatti non fosse a vivere come brutti, cioè per natura l'uomo non può vivere, cioè non può realizzarsi in una vita da brutto, cioè come gli animali, perché la vita di piacere è la vita degli animali, l'aveva già detto anche Eraclito. Se la vita fosse quella di provare piacere, e allora l'uomo sarebbe felice tanto quanto è felice la mucca quando mangia l'erba nel prato. Fatti non fosse a vivere come brutti, ma per seguire virtute e conoscenza. Come dire, questo è il vero senso della nostra esistenza. Quindi, a questo punto Aristotele direbbe, quel signore con cui aveva parlato inizialmente, che gli diceva bella, la vita felice è la bella vita, Aristotele dice: la vita felice è la vita di uno che studia. Avrà ragione, non avrà ragione? Già nell'antichità lo prendevano, diciamo, per pazzo, non diceva ste robe. Però vedete che penso che questo punto, questo problema così importante, renda bene conto di come io penso che i greci possano ancora aiutarci. Cioè, ci pongono delle possibilità, ci aiutano a capire i problemi delle grandi questioni con cui noi abbiamo a che fare, ci permettono di definire, diciamo, delle strade da seguire. Poi non hanno nessuna autorità per imporci di fare qualche cosa, siamo noi che dobbiamo decidere, ma siamo sempre noi che dobbiamo decidere cosa fare delle nostre vite. Il problema è che
quando uno si è chiarito i problemi, magari potrà anche fare delle scelte più consapevoli e quindi magari di maggiore successo. Quindi questo era un... Mi fermerei qui per eventuali domande, okay. No?